Buonasera a tutti, ben ritrovati. Nuova puntata di Grilli per la testa. Un abbraccio dal vostro Marco Grilli, sole estivo che non cessa di scaldare. Dicono che tornerà l'afa. Non so dove andremo a finire perché io mi sono quasi sciolto nei giorni scorsi. Come dicevo in fuori onda, sto facendo finta di fare ferie. In realtà sono qui a cercare di darvi questo piccolo servizio. Oggi parleremo delle modalità con le quali si può dare una notizia. Novità, oggi coinvolgeremo anche Ugo che è in regia e ringrazio tantissimo per il suo supporto tecnico. Ciao Ugo. Ciao Marco, grazie a te invece. Grazie a me. Cosa faccio? Io faccio niente di particolare, sai, mi metto solo al servizio delle persone per quel che posso. Fai E tu molto. che ti metti a servizio di chi si mette a servizio sei ancora più lodevole, per cui grazie doppiamente. Cominciamo la nostra trasmissione come al solito con i saluti, ahimè purtroppo in parte buoni e in parte strata di esequie. Grande Gregorio Paltrinieri ci ha regalato oro sui 1500 metri, che dire, un atleta straordinario, nuotare per 1,5 km di fila a livello agonistico non è esattamente un'impresa da tutti i giorni. Oro che è una conferma. Un'ulteriore conferma della sua grande dinamica in acqua e soprattutto della sua grande cifra atletica, con ovviamente i soliti ringraziamenti per il lustro che dà al nostro grande paese e allo sport, visto che il nuoto è ancora uno sport a livelli, passatemi la terminologia, amatoriali. E non uno sport super professionale come altri, dove ormai lo sport è passato in secondo piano in luogo degli interessi economici. Detto questo, passiamo alla seconda parte dei saluti. Io saluterò perché una figura che mi è stata molto cara quando ero anche bambino, francamente, ed è Jerry Lewis. Jerry Lewis, grandissimo showman americano, comico, attore e regista. Molti film al suo attivo, alcuni in coppia con l'inossidabile Dean Martin. Che dire, grande comico, ha diciamo, portato sullo schermo novità in stile, chiaramente non la stessa cosa, ma in stile Charlie Chaplin, a modo suo, con una mimica facciale però completamente diversa e anche una mimica fisica completamente diversa. Stava sullo schermo in modo entusiasmante come gagman, che dire, ha regalato grandi risate, spentosi a 91 anni, pare per crisi cardiaca, quindi diciamo cause naturali. Ricordo in particolare uno dei suoi film che era Il Cenerentolo, la versione italiana, dove praticamente lui faceva la parte di quella che poteva essere la Cenerentola al maschile con tre fratellastri che cercavano di soffiargli il tesoro che il padre gli aveva lasciato, e poi si scoprirà quanto e dove verso la fine del film. Conquista una ragazza durante un ballo e alla fine conquista anche la matrigna, tutto con grande spirito di divertimento e umiltà insieme nel corso delle riprese. Che dire, grande impegno umanitario. Nel 1966 ha fondato Teleton, questo non lo sa praticamente nessuno, penso, che è la famosa maratona televisiva che raccoglie fondi per combattere la distrofia muscolare. Come premio, l'unico fu nella sua carriera nel 1999 il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Non gli è mai riuscito di portarsi a casa l'Oscar, se non come premio umanitario e non cinematografico. Quindi ogni tanto mi chiedo se effettivamente ci sia giustizia anche nel mondo dell'arte, mi pare assai poca anche lì, però non sta a me deciderlo o stabilirlo. Grazie Jerry. Tra le altre cose, Jerry Lewis era praticamente nome d'arte perché è nato Joseph Levitch, o Joseph Levitch, dipende,
nato a Newark, quindi nato nel Jersey, è morto a Las Vegas, nella casa dove viveva con la seconda moglie, appunto il 20 agosto, cioè l'altro ieri. Ci sarebbe molto altro da dire sul personaggio, ho toccato soltanto i due piccoli punti principali. Prima di far l'attore ha avuto altre esperienze lavorative di tutt'altro genere, di tutt'altra caratura, proprio a testimoniare la sua umile origine, la sua umiltà di base. Che dire, grazie, grazie infinite per tutto quello che ci ha regalato a livello di immagini. Grazie veramente per essere stato re per una notte, per essere stato il dottor Jerryl e tutte quelle figure care che rimarranno nell'immaginario collettivo. Quindi chiudiamo qui con i saluti, torno a ripetere, grande Gregorio Paltrinieri, non ho parole. Veniamo a noi. Ugo, si ragionava prima sul modo e sul diciamo sulla tipologia di notizie che si possono dare, quindi negli ultimi giorni purtroppo ha tenuto banco l'attentato a Barcellona, o Barcellona come la chiamiamo noi giustamente, in italiano, questo pseudo attacco in Finlandia, la caccia a uno dei killer di Barcellona, la sua presunta uccisione, dico presunta perché io francamente non ho visto il cadavere e quindi onestamente di ciò che propina l'informazione ogni tanto diffido, e invito anche voi, se non a diffidare, quantomeno a approfondire le cose. E che dire, è scoppiata una polemica su, tanto per restare su come si danno le notizie, vado su Yahoo, che come sapete è oggetto delle mie attenzioni, è scoppiata una polemica, diciamo social, contro Rita Pavone per alcune affermazioni che avrebbe fatto riguardo appunto l'attentato di Barcellona, diciamo con un fine di appunto di domandare alle persone se effettivamente non ci fosse qualcosa di programmato in questo attentato, se effettivamente sia avvenuto, perdonatemi il termine, spontaneamente. Sostanzialmente lei pare che abbia postato qualcosa, un'immagine delle Rambla piene di venditori ambulanti e praticamente asserisce che quella era la foto di un qualsiasi giorno sulle Ramblas, e il giorno dell'attentato invece non c'erano i Manteros, cioè che sono praticamente l'equivalente dei nostri Vucumpra che stendono la loro merce al suolo. La domanda che si è posta lei: erano in sciopero o sapevano qualcosa? Il sarcasmo, che secondo me comunque non ha nulla a che vedere con la mancanza di tatto nei confronti delle vittime dell'attentato o della città stessa, a quanto pare ha toccato la sensibilità di più di qualcuno. Per cui, se l'interrogativo è: ma effettivamente era qualcosa di preordinato o è qualcosa che è avvenuto perché chiaramente queste schegge impazzite della società hanno deciso di porre in essere un attentato in piena regola e quindi fare vittime per terrorizzare, destabilizzare il mondo o quantomeno l'opinione pubblica e creare così che posso dire io, uno spettro di anormalità e di pericolosità diciamo nei confronti della frequentazione di un'altra delle città più amate soprattutto da noi italiani e più amate nel mondo e più conosciuta della Spagna, tra le altre cose, perché Barcellona è più conosciuta di Madrid dal punto di vista statistico tra le persone. Quindi cercare un bersaglio del genere significa voler dare, come dire, ampia risonanza al tutto. Che dire, altra notizia che ha tenuto banco in questi giorni, sfortunatamente da ieri per la precisione, è il terremoto occorso ad Ischia, quarto grado della scala Richter, si dice. Ugo, che ne dici? Proponiamo quello che discutevamo prima?
Guarda Marco, innanzutto ciao e ti ringrazio per avermi tirato in ballo, passami il termine. E da ieri infatti noi come Radio Science abbiamo avuto questo evento drammatico, comunque la possibilità di poter intervistare una giornalista di Teleischia, a cui comunque ovviamente vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità proprio durante i fatti del salvataggio di alcune persone. Cioè, proprio nel momento è stato abbastanza, almeno per me personalmente, abbastanza toccante. Sentivamo il vociare sottofondo. Comunque c'è da dire una cosa, innanzitutto la giornalista ha cercato sempre di rimanere molto tranquilla, giustamente, gli allarmismi non servono a niente, a nessuno. E si stava comunque raccontando un pochino i fatti. Ci sono stati un po' di errori che lei comunque prontamente ci ha corretto, cioè ci ha guardato. Siccome era stata data una notizia che l'ospedale Rizzoli era inagibile, cosa assolutamente non vera, che al contrario ha detto che già le mie due persone che erano state portate in salvo erano state giustamente spedite all'ospedale, che ha detto che era tuttora, cioè, è tuttora funzionante, ecco. Quindi ci siamo che nella concitazione dell'evento ci sono stati un po' di qualche notizia che ha trapelato sul web e non era propriamente esatta. Tuttora ce n'è una che riguarda la questione proprio della magnitudo. Gli esperti dicono che una magnitudo di 3,6, come si era detto all'inizio, non fosse così forte, così potente da creare una simile catastrofe, un simile danno. Cioè, si parla di diversi edifici danneggiati, uno è proprio letteralmente crollato. E infatti adesso sul web diciamo che un po' impazza la questione, che dicono che si stia parlando di rialzo della magnitudine a 4. Io non sono un esperto a questo punto, da capire un po' da cosa è dovuto, cioè più che altro da capire bene a quanto ammontasse realmente la potenza di questo terremoto. Ma adesso stavo cercando di dare un'occhiata anche alle varie versioni dei vari quotidiani, per esempio ho preso come riferimento, visto che possiamo citarne la fonte, il Fatto Quotidiano online, titola Terremoto a Ischia, due morti, 2600 sfollati, vigili del fuoco salvano tre fratelli da macerie, magnitudo 4, crolli a Casamicciola, o Casamicciola, non Casa so Micciola dovrebbe essere. come. Estratto vivo neonato di 7 anni, poi i fratelli Mattias e Ciro, uno dei due ha salvato l'altro, tra le altre cose, perché l'ha spinto sotto al tavolo, pare, al momento del crollo. CGIL che dice ancora sotto organico e sottopagate, indignati col governo delle promesse. Due donne morte, almeno 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Salvi un bimbo di 7 mesi e fratelli di 11 e 7 anni, rimasti incastrati per 16 ore sotto le macerie, scusate. Dopo la scossa di terremoto in mare, quindi non è di origine terrestre, ma di origine terrestre marina, cioè la parte di faglia sotto al mare. Inizialmente dichiarata 3,6, attorno alle 20:57 ieri sera circa. Che dire? C'è tutta una, dunque, 1051 persone che hanno nella notte, diciamo, abbandonato l'isola, ma poi c'è anche un altro titolo e articolo a cura di Pasciuti, Ischia 600 case da demolire, 27.000 pratiche di condono e dal 2009 gli isolani in piazza contro gli abbattimenti. Allora, qui dovremmo porci delle perché. 600 case sono state colpite da ordine di demolizione dal 2009, oltre sono 27.000 le pratiche di condono presentate dagli abitanti in occasione delle tre leggi nazionali. Questo è un dossier di Legambiente sostanzialmente, un dossier si chiama Mare Monstrum, poi tra le altre cose il gioco di parole, mi divora Ischia, l'abusivismo edilizio. E torniamo anche a quello che è successo nell'albergo che è caduto praticamente
o comunque che è crollato parzialmente durante la slavina e la nevicata quando è stato quest'inverno. Costruito anche quello non rispettando i canoni edilizi. Dice, nella classifica degli ecomostri stilata nel 2017 dall'associazione ambientalista, quelli che in virtù della loro storia, del loro impatto sul territorio, della loro forza simbolica, rappresentano meglio di altri la devastazione illegale impunita, le case abusive dell'isola di Ischia figurano al quarto posto dopo gli scheletri di Pizzosella a Palermo, il villaggio di Torre Mileto a Lesina, in provincia di Foggia, e le 35 ville nell'area archeologica di Capocolonna a Crotone. Allora, qua bisognerebbe un attimino fare i conti anche con la coscienza di chi ha costruito in una certa maniera e soprattutto non si può gridare contro la natura quando noi stessi non prendiamo tutte le precauzioni per evitare che la natura ci danneggi o per evitare di danneggiare la natura che in un modo o in un altro probabilmente, io la voglio vedere in questo modo, reagisce a tutto ciò che l'uomo sta portando a termine in termini di stupro della natura stessa. Quindi l'uomo dovrebbe fare un appello alla propria coscienza ogni tanto. Detto questo, io ho ricevuto un messaggio da parte di una persona che a Napoli, ex ufficiale della Capitaneria di Porto e attualmente diciamo esercita un'altra professione al di fuori dei ranghi militari e dice: ho seguito fino a notte fonda le varie dirette TV, sembrava una tragedia immane, l'apocalisse. Ho chiamato alcuni vecchi amici ischitani che vivono in più comuni, quindi Ischia Porto, Forio e Casamicciola, e mi hanno detto con molta rabbia che la cosa è stata ingigantita dai media. Si parlava di una chiesa crollata, quella del Purgatorio a Forio, e invece era appena recintata da un sottile nastro e non vi erano segni di crolli. Ho sentito dire che le zone più colpite, tra le zone più colpite c'erano Barano di Ischia e non hanno trovato un pelo di intonaco staccato. A cosa si riduce quindi tutto il clamore giornalistico che ha contribuito a creare un'atmosfera di preoccupazione in molti turisti che si sono affrettati a lasciare l'isola o a bivaccare per strada insieme agli abitanti? Si riduce ad alcuni crolli in zona Casamicciola Alta tra Maio, Larita e Borbonica e due persone morte, che questo chiaramente è un dato che rappresenta comunque una tragedia, perché una perdita di esseri umani rappresenta comunque una tragedia. Mentre al momento si scava per cercare due bimbi sotto le macerie. Questo è un messaggio di ieri. Sappiamo benissimo come sia andata a finire adesso. Il teatro del danno è concentrato dunque in una zona che è quella di Casamicciola per un'area di qualche chilometro quadrato. La voglia di sensazionalismo dei media non è informazione, ha contribuito solo a creare più panico di quanto umanamente ne abbiamo avuto. Il problema non è una scossa di quarto grado della scala Richter, ma un patrimonio edilizio fatiscente che andrebbe recuperato, abbattuto e ricostruito, e un'edilizia che si è sviluppata troppo in fretta e senza regole. E torniamo al punto precedente. La verità è che una scossa di questa misura non può essere un problema in un paese civile, quale dovrebbe essere l'Italia, che è un paese tra le altre cose estremamente all'avanguardia per molte cose. Ahimè, anche sotto il versante e sotto il profilo della tecnologia militare, con Leonardo, ex Finmeccanica e tutte le società collegate, Selex, e che posso dire io, Alenia, eccetera, eccetera, eccetera. E invece, sempre più spesso, di fronte ai problemi più o meno seri, si montano tragedie per assicurare ore ed ore di diretta TV, scoop giornalistici e inviati da ogni angolo della terra. La macchina del fango, soprattutto al sud, è sempre pronta a partire per riempire i giornali e screditare le nostre amate terre. Questa persona dice: spero che, che tutto il rumore mediatico e soprattutto tellurico finisca presto e si possa ritornare alla normalità. Però una considerazione la fa, una considerazione tra il serio e il faceto, che poi è anche lo spirito della nostra trasmissione, dice, ma con tanto mare l'epicentro doveva essere proprio vicino a Ischia. Poi di tu in più, dice, con tanti mesi doveva proprio capitare nella settimana di Ferragosto che è la più affollata? Di giorno no, sempre di notte queste tragedie?
E poi dice: l'unico ospedale dell'isola dove era situato? A Casamicciola, in pieno epicentro, quindi subito chiuso per inagibilità. Dai, no, non è possibile. Che poi non è stato chiuso, mi dici tu, mi confermi tu, per inagibilità. Esatto, che avevamo chiesto appunto alla giornalista e lei ha confermato che non era vero che era stato chiuso. Inoltre mi allaccio un attimo qua al messaggio. Effettivamente la stessa giornalista aveva anche detto che la tipo a Ischia, al comune di Ischia proprio, non, si diceva che alcune persone non si erano nemmeno accorte del terremoto. Lei stessa infatti ha detto che non era stato questo allarmismo appunto che c'era, che cui i giornali hanno menzionato del terremoto, ne hanno, effettivamente ne hanno, lo hanno ingigantito. Sì, c'è una gravità del fatto, assolutamente, ci mancherebbe, ma non è stata avvertita in tutta l'isola, perché alcuni comuni effettivamente non sono stati assolutamente colpiti, tant'è che la gente ha detto che non si era, alcune persone non si sono nemmeno accorte, hanno letto, hanno saputo la notizia tra internet e la televisione, quindi si sono effettivamente allarmate perché si sono ritrovate lì sull'isola, sono scese in piazza effettivamente, ma molte non sono scese in piazza per il terremoto. Assolutamente, per questo poc'anzi dicevo appunto di questi allarmismi che la stessa giornalista ha voluto un attimino tranquillizzare, perché effettivamente la gravità, ripeto, c'è stata, ma si è circoscritta di una determinata area dell'isola. Stavo guardando una cosa anche sull'entità dei feriti. Da una parte dicevano 39, poi diventati 52. I due morti sono rimasti quelli, bene o male. Tra le altre cose, uno dei morti, se non sbaglio, no, quello era comunque, mi pare, un turista. Quindi voglio dire, non è una questione che tocchi solo e semplicemente gli ischitani, ma tocca più o meno tutta la popolazione. E poi Ischia è un simbolo, perché è comunque una meta molto agognata di turismo da parte sia di noi italiani che di turisti stranieri, che è un posto estremamente caratteristico e peculiare. Quindi se continuiamo, come dicevo prima, a stuprare la nostra terra per ottenere, come dire, solamente vantaggi, che poi nel momento purtroppo della difficoltà si trasformano non solo in svantaggi, ma in vere e proprie disgrazie, e penso ai morti e ai feriti, non tanto e soltanto alle case, magari parte delle quali anche costruite in abuso edilizio. Quindi bisogna che ci mettiamo una mano sulla coscienza. E torniamo al tema principe, che è come si possono dare le notizie. Per cui ognuno la gira a seconda effettivamente di quanta sensazione voglia provocare, perché questo significa vendere spazi televisivi, significa vendere giornali, significa comunque attirare l'attenzione su qualcosa di negativo. Allora io vorrei capire, ed è il motivo per il quale io, anche quando comincio la trasmissione con esequie, cerco sempre di sottolineare i lati positivi di chi ci ha lasciato. E quando parlo di sport, magari, non toccando l'argomento calcio, che comunque riempie le pagine di tutte le testate, anche quelle locali, parlo di sport perché cerco di sottolineare quelli che sono gli aspetti positivi dello sport, che cosa fa di bello, qual è l'aspetto gioioso della cosa. E comunque cerco di parlare di sport dove il denaro non affluisce ancora copioso come nel nostro amato calcio, che peraltro si è fatto strada anche all'estero come sport a livello di prestigio, persino negli Stati Uniti d'America, dove il football americano e il baseball la facevano da padroni prima. Quindi voglio dire, il mondo si sta spostando purtroppo sempre di più verso l'interesse, e le persone si stanno spostando sempre di più verso l'interesse personale, ritrovano spirito di coalizione, di solidarietà, soltanto quando avvengono problemi e disgrazie. Giusto che sia così, ma non dovrebbe essere solo così, non dovrebbe essere solo questo il momento nel quale le persone si stringono le une le altre e si ritrovano. Dovrebbe essere invece un vivere conviviale, sembra un concetto ridondante, ma è proprio così, dove ognuno cerca di fare del proprio meglio per rendere migliore la vita agli altri, non semplicemente per portare vantaggio a se stesso o alle proprie casse. Altro argomento che appunto ha tenuto
grande banco in questi giorni, del quale si è fatto un grande battage pubblicitario, l'attacco a Barcellona. Ugo, scusami, c'è qualcos'altro che ci possa dire, sempre del dialogo con la giornalista di ieri per quanto riguarda il terremoto di Ischia? Guarda, purtroppo a un certo punto si è interrotta la comunicazione, quindi non abbiamo potuto appurare maggiormente il tutto. Diciamo che si è fatto, cioè non diciamo, anzi, è stato un piacere che c'è stato un salvataggio in diretta, almeno abbiamo potuto appurare che era uno dei primi due adulti che erano stati tratti in salvo. Però per il resto quello che hai detto anche tu, che ho detto anch'io, è quello che comunque siamo riusciti a sapere, e poi ovviamente le varie informazioni che si sono poi susseguite anche nella stamattina o in nottata. Non ho altro comunque da poter aggiungere in merito. Senti, grazie infinite comunque per questa testimonianza. Tra le altre cose, grazie, il servizio è stato fatto in pratica in esclusiva da Saiuz. Sì, sì, è in esclusiva perché noi, come abbiamo saputo con Massimo Bonella, che abbiamo saputo subito dell'evento, siamo entrati, abbiamo fatto subito un piccolo speciale e ci siamo attivati per cercare di metterci in comunicazione lì con Ischia. Non è stato ovviamente semplice, perché le comunicazioni, quando avvengono eventi di questa portata, di questo genere, tendono a interrompersi. Siamo riusciti, anche fortunosamente, a contattare, a rintracciare un numero e a contattare proprio una giornalista di Tele Ischia, che io ringrazio ancora il loro direttore per averci dato la possibilità dell'intervista, dell'esclusiva, e quindi da poterci informare in diretta appunto di quello che stava avvenendo, ma anche e soprattutto di poter abbattere quelle erroneità, passami il termine per favore, di informazioni che stavano già girando sulla rete. Rompere gli schemi del sensazionalismo, come dicevamo, esatto, prima, dando effettivamente idea di quello che sia lo spirito di servizio e lo spirito di voglia di comunicare le notizie, che siano più reali possibile o comunque più accurate possibile, e non semplicemente spazi creati per creare appunto sensazione. Infatti, proprio è per quello che gli abbiamo chiesto subito, proprio perché sapendo che esiste un solo ospedale abbastanza attrezzato sull'isola, una delle prime domande è stata appunto chiedergli se l'ospedale in che condizione era messa, perché già era trapelata la notizia di addirittura l'ospedale che era stato fatto evacuare, cosa assolutamente non vera detta da lei. L'ospedale funzionante tutto sommato, e poi ovviamente anche la notizia che altri comuni non avevano, molte persone non si erano assolutamente accorte del terremoto, quindi effettivamente relegato appunto solo all'area colpita. Lì non sapevamo ancora dell'informazione di dove era avvenuto l'epicentro, quella è una cosa che comunque poi abbiamo scoperto, appurato solo qualche ora dopo. Casa Micciola? No, dico proprio quando si parlava del fatto che era 10 km di prossimità dal mare, non sapevamo nemmeno assolutamente, si pensava, anzi, al contrario, pensavamo che l'epicentro, giustamente, diciamo così, fosse sull'isola, appunto, non ci avevamo neanche pensato al mare, ecco. Ok. Comunque, allora, perdonami, solo una piccola aggiunta, prego, che mi sono ricordato, giustamente come ha detto la giornalista, non è nuova l'isola in realtà a terremoti, addirittura verso la fine dell'Ottocento, nel 1883 o 86, adesso non ricordo, ci fu un terremoto molto grosso che lì comunque purtroppo provocò un numero di vittime non indifferenti, si parla poco più di 2000, no, più di 2000 vittime, 2000 persone coinvolte. Ma nel corso degli anni ci sono state altre lievi scosse, ovviamente non così, non hanno mai creato danni del genere. C'è da dire però che l'isola comunque si trova in una porzione di terra che va verso Napoli, che è la zona dei Campi Flegrei, che effettivamente, cioè, non è da sottovalutare. Cioè, la zona dei Campi Flegrei, adesso io non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe avere delle solfatare. Cioè, parliamoci chiaro, c'è anche il Vesuvio, che comunque è un vulcano che, per quanto sia un vulcano dormiente, cioè dentro è ancora attivo.
Non voglio dire che adesso è colpa del vulcano, assolutamente, io non sono certamente un esperto, però comunque le cause potrebbero anche essere da tanti fattori. Ci dimentichiamo che comunque anche la zona del meridione, noi abbiamo diversi vulcani attivi, abbiamo almeno 3 vulcani comunque attivi, effettivamente. Cioè, quindi il terremoto, ribadisco, non sono un esperto, potrebbe essere sicuramente dato dall'assestamento del terreno o potrebbe anche essere stato causato dal vulcano, come addirittura aveva pensato qualcuno sempre su internet. Però non essendoci nulla di sicuro, ovviamente queste sono informazioni che si devono prendere assolutamente con le pinze. Beh, chiaramente fin tanto che qualche scienziato, speriamo non prezzolato, non avrà fatto delle valutazioni sulla scorta di nozioni intanto più diffuse e più, come dire, attendibili, oltre che di notizie effettivamente verificabili. Dovremo chiaramente valutare con cautela qualsiasi cosa venga detta, perché si fa sempre presto a dire ah sì, è stato un vulcano, oppure una placca si è mossa piuttosto che si è aperta una faglia, e tutto questo che noi non possiamo verificare e che comunque fa parte sempre delle notizie che possiamo ricevere. Esattamente. Cosa volevo dire io? Allora, stavo guardando un'altra cosa. Quanti ricordano che giorni fa, dopo Barcellona, c'è stato un attacco terroristico, o definibile pseudo tale, per il quale, tra le altre cose, gli organi di governo della polizia finlandese non si erano immediatamente sbilanciati verso la pista terroristica, è avvenuto a Turku in Finlandia, dove diverse persone sono state colpite a coltellate in un attacco. Turku è una cittadina del sud-est con 170.000 abitanti, il che significa anche, vista la zona, che è una cittadina abbastanza importante. Bilancio è di 2 morti e 8 feriti, tra cui la ricercatrice italiana trentenne Luisa Biancucci, che è stata ferita una spalla, e tra i feriti figurano anche svedesi, mentre le vittime sono esclusivamente finlandesi, una donna di 67 e una ragazzina di 15 anni. Poi il sospetto assalitore dovrebbe essere un 18enne marocchino che puntava a colpire le donne. Forse anche perché l'aggressore pare si fosse visto respingere la richiesta di asilo politico. E il giovane era arrivato nel paese lo scorso anno e viveva in un centro di accoglienza. Ferito dalla polizia alla gamba e ricoverato in gravi condizioni. Ora, siccome questo schema ripete curiosamente altri schemi già visti, non riesco a capire quanto queste persone prendano iniziativa e spunto da altri fatti accaduti, o quanto piuttosto effettivamente le notizie vengano montate ad arte. Io mi faccio legittimamente questa domanda, perché non sono affatto sicuro a questo punto che si possa dare per certo che tutto ciò che i media principali ci comunicano sia effettivamente rispondente alla verità. Quanta parte delle notizie effettivamente è vera perché è verificata o verificabile facilmente? Quanta parte invece è semplicemente comunicazione di massa per creare un certo effetto nelle persone? Quanto per tenerle in scacco? Quanto invece per informarle? Queste sono le domande che mi pongo io, che invito le persone a porsi e a cercare quindi una risposta. Altra cosa. La considerazione che comunque i soggetti che hanno terrorizzato ultimamente il mondo con questi attacchi hanno fruito di armi bianche, oppure addirittura hanno trasformato in armi i veicoli. Quindi non stiamo parlando di persone con la solita
imbottitura di dinamite piuttosto che di plastico, piuttosto che di Semtex, chiamiamolo come vogliamo, C4, chiamiamola termite, chiamiamola come vogliamo noi, non è un problema, ma hanno trasformato lo stesso mezzo nell'arma con la quale colpire. E soprattutto è chiaro che in questo modo possono essere meno controllabili, perché se non hanno armi addosso, e bisogna capire come il marocchino 18enne della Finlandia abbia potuto procurarsi un coltello e girarsi impunemente, salvo poi colpire delle persone, mentre è più facile capire come una persona integrata nella società possa possedere un veicolo. Quello che è meno comprensibile è come possa essere spinta a usare lo stesso veicolo posseduto o rubato, come in qualche altro caso, piuttosto che preso a noleggio, per provocare morti e feriti. Io credo che effettivamente ci stiamo avvicinando al momento nel quale dobbiamo fare una serissima riflessione. Quanto effettivamente queste persone uccidono in nome di Dio nella loro obnubilata e distorta visione della cosa, perché una persona che uccide in nome di Dio probabilmente ha sbagliato a interpretare qualche canone religioso, perché mi insegnano le persone non laiche o religiose, se preferiamo definirle così, che in nome di Dio si dovrebbe amare e non uccidere, così come non puoi uccidere per amare o per amore. Quindi le domande sono sempre quelle: quando ci vengono propinati dei concetti, ci vengono effettivamente propinati, ci vengono proposti e comunicati e spiegati in termini di contenuto e di logica, oppure semplicemente tutto quanto è fatto per l'appunto, per creare terrore, sensazione, ritorno economico, e non c'è più alcuna coscienza dietro l'informazione? Voglio fare riferimento a un emittente web che versa in un momento di difficoltà, non perché le manchino i contenuti, ma perché le mancano i sostentamenti per continuare la propria attività. Sto parlando di Pandora TV, che, come si autodefinisce, un'altra visione del mondo. La trovate su internet, ovviamente, pandoratv.it, www.pandoratv.it. L'appello è che Pandora venga salvata dalla chiusura per mancanza di fondi, perché non è un emittente che viene finanziata con denaro pubblico o qualcosa di similare a quello che il finanziamento dei partiti politici, che già di per sé ha dell'assurdo, visto che il partito politico dovrebbe avere altre finalità che non chiedere denaro allo Stato per esercitare la propria azione. Quindi l'appello è, visto che comunque fornisce informazioni di qualità, che se ne dica, non sono in molti in grado di smentire ciò che viene pubblicato in termini di contenuto su Pandora. Viene sicuramente attaccato il suo direttore Giulietto Chiesa, che neanche è il fondatore, quello che l'ha voluta fortemente, che è un personaggio che qualcuno definirebbe estremamente controverso, anche per le sue, diciamo, estrazioni politiche, dalle quali però si è affrancato in nome di un altro tipo di ragionamento, che è il servizio pubblico, quale per esempio non riusciamo più ad avere anche dall'emittente di Stato, che più che un emittente di Stato è un emittente di regime. Quindi quelle poche trasmissioni che fanno effettivamente servizio pubblico devono essere mortificate, e i loro conduttori rischiano anche di pagare personalmente, dal punto di vista civile e penale, per il tipo di servizio che cercano di rendere alla comunità. Quindi l'appello è, ragazzi, cerchiamo di tenere in vita le piccole emittenti
o tutte quelle, diciamo, realtà che cercano di dare una mano al senso dell'informazione, quantomeno di offrire una visione alternativa di quello che il canale principale offre, in modo che le persone possano effettivamente fare quantomeno una media, se non prendere per buono tout court quello che dice la controinformazione, e quindi ottenere un livello discreto di informazione, a fronte invece di un'informazione irregimentata e che per l'appunto punta normalmente a massimizzare il guadagno e massimizzare l'attenzione in termini di terrore proprio, di incertezza, di insicurezza, che sono i sistemi per poter gestire le comunità, tenendole nell'ignoranza o pilotando i contenuti di quella che deve essere la comunicazione di massa. Detto questo, chiuderò dicendo che per Pandora viene organizzata a Trieste il 15 di settembre una festa per la raccolta fondi. Mi dicono parteciperà anche Giulietto Chiesa. Per chiunque fosse interessato, non voglio fare pubblicità, non è questo il mio scopo, ma voglio semplicemente porre l'attenzione a questa realtà. Prima, tra le altre cose, stavo guardando il sito del Fatto Quotidiano e mi è apparso un cookie dove si chiedeva sostanzialmente di diventare socio sostenitore del Fatto Quotidiano, che è un giornale che per scelta stessa non viene pubblicato sfruttando fondi pubblici. Oltre al fatto che comunque, per quanto anche lì si possano trovare piccole tracce di faziosità, perché sicuramente nessuno è perfetto, cerca di dare un'informazione meno vincolata a determinati poteri. Detto questo, io credo sostanzialmente non ci siano molte altre cose da dire nella trasmissione di oggi. Prossimamente avremo un carnet di ospiti su altre argomentazioni. Volevo comunque riportare l'attenzione di tutti alla qualità dell'informazione, alla necessità di assumere informazioni corrette. Ringrazio Ugo per la sua testimonianza, portato, diciamo, fuori dall'aspetto più a lui caro, che è quello della regia della trasmissione. Grazie a te, Marco. Grazie a te, ovviamente, grazie per avermi dato questa possibilità. Beh, se non ci aiutiamo tra di noi, verrebbero meno tutti i principi per i quali abbiamo dato vita a questa trasmissione, sostanzialmente. Giusto. Quindi questo è quello che deve trasparire. E tra le altre cose chiudo dicendo, sono lusingato che comunque un emittente, per quanto un emittente piccolo e locale, abbia concesso l'esclusiva a noi, piccola emittente, fortemente voluta tra le altre cose da tuo papà, che ti ha trasmesso gli insegnamenti sulla regia, che saluto con grandissimo affetto. Sto parlando di Rosario Moreno, fondatore e regista principale di tutte le trasmissioni, che unitamente a Massimo Bonella mi ha voluto al timone di questa trasmissione. Quindi sono le 18:48, ora di chiudere. Vi saluto tutti caramente, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre martedì dalle 18 alle 18:50, con nuovi argomenti di interesse pubblico e sociale tra il serio e il faceto. Un abbraccio a tutti dal vostro Marco Grilli, ciao!